È il primo di tre match point salvezza consecutivi per un Apicerno chiamato a sfruttare il fattore casalingo per tirarsi definitivamente fuori dalla zona play-out. È un mercoledì di passione per il Curcio, che ritrova anche il cuore pulsante del suo tifo. Arleo riabbraccia Palumbo, Tedesco e Agresta dal primo minuto rispetto all'ultima gara di Nocera e dà ancora fiducia a De Luca al centro dell'attacco, fiducia che si rivelerà ricambiatissima con gli interessi. Panchina per Esposito e Franzese. La Groplay dei Baby resta a guardare con il punteggio che si sblocca solo dopo 6 minuti. Joimer rinvia lungo, si interscambiano di posizione Casada e La Gioia. La palla passa a Chiocchia che si fa sorprendere dall'uruguagio che sotto porta non perdona. Quarto gol stagionale per Rodrigo Perez Casada al suo primo anno in Italia. È un gol che viene festeggiato, come testimoniano le immagini, anche da tutta la panchina, segnale evidente di un gruppo unito che tiene a sostenersi a vicenda. Picerno che attacca a testa bassa. Lolaico e Tedesco scambiano palla sulla corsia a Mancina. Casada ancora una volta ci mette la testa e De Cristofaro di controbalzo fa sfoggia di tutta la sua voglia di timbrare il cartellino, ma è tutto fermo per fuorigioco. Mentre l'Agropoli reclama per un fallo di mano di Palumbo su deviazione di Tibuni, il Picerno raddoppia e incanala la gara sui binari giusti. Calcio di punizione con Agresta che disegna una traiettoria al bacio per l'inserimento di De Luca che in allungo allunga sull'Agropoli e consente ai suoi compagni di mettere al sicuro una gara condotta con grandissima sicurezza nelle giocate ma soprattutto nell'atteggiamento. L'Agropoli reagisce timidamente. Un angolo di Capozzoli viene girato da Chiocchia debolmente verso la porta. Ioime controlla senza affanni. Sarà l'unico sussulto cilentano in un primo tempo in cui la formazione di Santosusso appare incapace di reagire, frastornata da un ritmo più costante e più incessante degli avversari. Prima di andare a riposo c'è anche spazio per il Tris. De Luca fa da spunta, Casada sempre dalla destra lascia passare per La Gioia che seppur da posizione defilata trova l'angolo alla destra di Cotticelli. Non esente da colpe in questa circostanza, è il gol del 3-0 che mette la parola fine all'incontro con ben 45 minuti d'anticipo. Ma è un Picerno che diverte, fa divertire e piace. E il canovaccio tattico non varia nella ripresa. Casada viene anticipato sul più bello dinanzi a Cotticelli. Poi poco dopo è ancora protagonista, cogliendo una traversa che avrebbe potuto regalargli una doppietta strameritata. Gloria sfiorata anche per Alessio Giannotta. Neo entrato al posto di Lolaico, si fa più di 30 metri palla al piede e indisturbato. Poi forse paga la stanchezza al momento del tiro. Poco dopo la mezz'ora Ciaramelletti e Fiorillo mettono in difficoltà Cotticelli che ridà a Fiorillo una palla rischiosissima. Casada intuisce tutto e ruba palla, la cede a De Luca che in diagonale piega le mani all'estremo campano e 4-0 festa grande per De Luca giunto al suo quarto gol in stagione e l'Agropoli si rivela la sua bestia nera avendo siglato già lo scorso anno una tripletta ai cilentani con la maglia della Jellison. La prossima fermata per la salvezza del Picerno si chiama Madrepietra Daunia, domenica al Curcio per un secondo match point da portare a casa con la stessa voglia e la stessa fame, ingredienti fondamentali per raggiungere un obiettivo sempre più alla portata.